Un posto al sole, trame fino al 21, pensa di partire per riavvicinarsi a Chiara. Prosegue su Rai 3 la messa in onda della fiction Un posto al sole. Le puntate che andranno in onda dal 16 al 20 gennaio, rivelano che Alice prenderà una decisione inaspettata, che porterà parecchio scompiglio. La ragazza sporgerà denuncia su Nunzio e questo porterà a una serie di eventi inevitabili, come lo scontro tra Marina ed Elena. Allo stesso tempo, il giovane chef si sentirà in torto nei confronti di Chiara e vorrà riavvicinarsi a lei. Elena, la mamma di Alice, non sarà molto convinta della decisione presa dalla figlia di denunciare Nunzio. Intanto, Franco penserà che sia giusto parlare a Katia di quanto starà accadendo. Nonostante tutta la situazione venutasi a creare con Alice, lo chef sarà concentrato su Chiara e sulla possibilità di un ravvicinamento con lei. Nunzio penserà anche di lasciare la città per Chiara. Tra Viola e Damiano intanto sembrerà essere tutto sempre più complicato. Il poliziotto riuscirà a salvare Silvia da un tentativo di rapina da parte di malviventi. Questo suo gesto porterà l'uomo e l'insegnante ad avvicinarsi ancora di più. Viola capirà così che tale situazione non potrà andare avanti a lungo e che la cosa più giusta sia quella di schierarsi una volta per tutte. La sua scelta potrebbe modificare drasticamente il proprio futuro. Temendo di tradire Nicotera, Damiano prenderà una posizione spiazzante. Clara nutrirà sempre più sospetti nei confronti della versione raccontata da Diego e vorrà vederci chiaro. Marika sarà per Clara fondamentale nelle sue indagini. Nel momento in cui Lia irromperà al vulcano per scontrarsi con Alberto riguardo ai gioielli che l'uomo negherà di aver rubato, Clara non potrà far altro che schierarsi, dopo essere venuta a conoscenza della verità. Nel frattempo Michele si troverà ad attraversare un brutto periodo di solitudine. Mariella e Guido, nel tentativo di fargli compagnia, decideranno di invitarlo a pranzo. Purtroppo però, i due capiranno di aver sbagliato a fare questo passo in avanti verso Michele. Bianca, sempre più isolata, non farà altro che pensare ad Antonello. Tra i desideri della giovane ci sarà quello di incontrare il ragazzo, ma la mamma e il papà saranno contrari. Proprio questi ultimi, però, non riusciranno bene a comprendere le gravi problematiche che l'isolamento prolungato della figlia all'interno dell'istituto scolastico potrebbe portare.